Nel video precedente abbiamo presentato l'oscilloscopio da PC Antec 6022BE. Oggi mostreremo come installare e tarare il software su Raspberry Pi. Ci colleghiamo al sito GitHub Open Antec 6022 per valutare il software da scaricare in base alla release per Raspberry Pi. Scendiamo, come abbiamo visto, nella sezione e troviamo la parte relativa al package Raspberry Pi, la release e le necessarie specifiche che dobbiamo rispettare. In particolare, dovremo entrare su Raspi Config e deselezionare tutto ciò che riguarda il driver OpenGL non standard. Vedremo poi punto punto come si fa. È importante questa valutazione perché ci permetterà di far funzionare OpenAntec come si deve. Il sistema ovviamente funziona sia con Raspberry Pi 3B che con il 4B. Scarichiamo la versione ARM HF e procediamo al classico update e upgrade del sistema per avere un sistema perfettamente allineato e senza problemi di librerie. Ovviamente l'avevo fatto in precedenza, quindi adesso sarà abbastanza rapida la procedura. Dopodiché caricheremo, come visto, sudo raspi config per configurare il driver OpenGL. Come vedete è leggermente diverso lo schermo rispetto all'esempio, ciò non toglie che sotto versioni avanzate, GL, mettiamo il legacy, diamo ok, chiudiamo e alla fine un bel sudo reboot. Eccoci qua. Abbiamo quindi scaricato ARM HF, la versione di OpenAntec per Raspberry 4. Lo lanciamo, essendo un deb dovrebbe installarsi automaticamente. Infatti, installiamo questo file, sì, clicchiamo su Install e alla fine ci ritroviamo sotto programmazione OpenAntec. Bisognerà collegare il sistema. Vediamo cosa succede a questo punto. Procediamo ora all'installazione hardware del nostro oscilloscopio. Prendiamo il doppio cavo USB, inseriamo la parte B sull'oscilloscopio, mentre la parte A, separata in alimentazione e segnale, andrà posizionata su due prese USB del nostro Raspberry. Dal momento che sono collegamenti in USB 2.0, possiamo risparmiare il 3.0. Come vedete, abbiamo già installato un SSD. Procediamo quindi all'analisi delle sonde. La sonda ha un connettore BNC che va inserito attraverso una rotazione nell'apposita boccola e una sezione per la massa. Colleghiamoci al sistema predisposto per la taratura, mettiamo il coccodrillo sulla connessione di massa, mentre la sonda vera e propria, facciamo scorrere per estrarre il gancetto, che collegheremo alla sezione in alto, che corrisponde appunto alla onda quadra da 1 kHz. Ok. Osserviamo anche sulla sonda è presente un interruttore che ci consente di gestire
1 per o 10 per la sensibilità della sonda. Vediamo anche la presenza di un trimmer che potremo, sul quale potremo intervenire ogni volta che dovremo tarare la nostra sonda sul sistema. In realtà dovremo tararla una sola volta, lo vedremo successivamente nella parte seguente del video. Una volta collegata le prese USB, il sistema viene riconosciuto automaticamente e parte la schermata principale. In questo momento non abbiamo ancora collegato la sonda. Una volta posizionata la nostra sonda sul segnale di controllo da 1 kHz, otteniamo questo sistema. Posizioniamo la sensibilità a 200 mV perché la nostra sonda in realtà era definita 1 per anziché 10 per. Allineiamo sullo 0 il nostro segnale e modificando la portata della nostra sonda a 10 per vedremo che il segnale diventa sicuramente più ampio. Torniamo quindi sui nostri 2 V, picco picco, e ci ritroviamo con il nostro sistema precedente. Ok, questo è il nostro sistema, in realtà con 1 V forse era ancora più simile a quello che doveva essere. E questo è quanto. Ecco il nostro segnale a 1 V. Per la taratura dobbiamo agire sulla retina, sul trimmer che abbiamo visto in precedenza, ruotandolo e cercando di ottenere un'onda il più possibile precisa. E anche per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto mettete un like, sottoscrivete il canale e seguiteci su tutti quanti i media. Ci vediamo la prossima volta. Arrivederci.